Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Natale alle porte e secondo me ora più che mai è lecito domandarsi se valga la pena acquistare una console. Con la nuova generazione alle porte, pronta a debuttare fra un anno preciso, ha senso oggi investire i soldi su un hardware alla fine del suo ciclo vitale? Ovviamente la risposta dipende dalle vostre esigenze e pretese, ma in questo video vorrei esporvi i pro e i contro relativi a ogni singola console e magari aiutarvi in quest'ardua decisione. Mi raccomando, l'invito è sempre quello di iscrivervi al canale e lasciare un like al video per aiutarmi a crescere e poi vi aspetto nei commenti per sapere se sotto l'albero troverete una PlayStation, un Xbox o una Nintendo Switch. Partiamo proprio dalla console Nintendo, che forse rappresenta la scelta più semplice delle tre. L'ibrida della casa di Kyoto gode infatti di ottima salute e a differenza delle concorrenti il suo ciclo vitale sembra ancora lontano dalla conclusione. Con un parco titoli in continua espansione e le vendite che non accennano a diminuire, possiamo aspettarci ancora qualche anno di piena salute per la famiglia di Nintendo Switch. Dico famiglia perché vista la recente aggiunta della versione Lite è chiaro che la strategia Nintendo consisterà sempre più nello sfruttare quest'hardware e le sue possibili declinazioni. Ci possiamo aspettare una versione Pro della Switch nell'immediato futuro, mossa che consentirà a Nintendo di diminuire il gap con i futuri hardware Sony e Microsoft, ma si tratterà comunque di un'esperienza in netta continuità con hardware e software di Nintendo Switch. Quindi sì, se non vedete l'ora di provare titoli del calibro di Breath of the Wild, Mario Odyssey, Smash Ultimate, Luigi's Mansion 3 e chi più ne ha ne metta, potete tranquillamente acquistare una Nintendo Switch per queste vacanze natalizie, versione Pro o Lite a seconda delle vostre preferenze. Se siete indecisi su quale versione faccia per voi, vi lascio in descrizione e nella scheda qua sopra un video dove metto a confronto le caratteristiche dei due modelli per aiutarvi a capire quale versione si sposi meglio con le vostre esigenze da gamer. Passando a Sony, il discorso si fa più complesso. Abbiamo una console, la PlayStation 4, ricca di titoli first party AAA da giocare assolutamente. E non solo acquistandola oggi avrete un backlog di tutto rispetto che vi basterebbe per i prossimi 5 anni, ma non dimentichiamoci che Sony ha intenzione di chiudere la generazione con il botto. Infatti i protagonisti assoluti del 2020 saranno The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima, titoli che sì, saranno probabilmente cross-gen e potranno essere goduti al meglio su hardware di prossima generazione. Ma veramente avreste il coraggio di aspettare così tanto per poterli provare? Attenzione poi che la retrocompatibilità tra PlayStation 4 e 5 non è ancora stata confermata ufficialmente, quindi non è detto che acquistare la futura console vi garantirà l'accesso alla vasta libreria di PlayStation 4. Storicamente Sony ha più volte tagliato i ponti con gli hardware precedenti e spesso l'unico modo per giocare titoli del passato era quello di affidarsi a porting e remaster. Quindi c'è anche la possibilità che la PS5 non vada a sostituire la 4, il che renderebbe l'acquisto natalizio tutt'altro che superfluo. Vi consiglio comunque di optare per la versione base della console e non della Pro. Tenendo gli occhi aperti per eventuali promozioni, potreste trovare dei bundle interessanti riducendo sensibilmente la spesa. Vi potreste così godere i capolavori di prossima uscita in una versione decente, ma non al top, in attesa di sbloccare il loro vero potenziale una volta rese disponibili le loro versioni next gen. Certo, se poi proprio non potete fare a meno di versioni enhanced e del 4K, beh, allora pensate anche alla Pro, ma ricordatevi che fra meno di un anno potremmo toccare con mano delle vere bestie e faranno impallidire le attuali console anche nelle loro varianti pompate. Per Xbox, che dire, io aspetterei. Da una parte abbiamo la totale retrocompatibilità con due generazioni di console e quindi la possibilità di accedere a un parco giochi potenzialmente sconfinato, che potrebbe tenervi occupati per anni e anni. Dall'altra, la Serie X supporterà ufficialmente l'intero catalogo Xbox, rendendo sì questa volta l'acquisto dell'hardware Microsoft fuori tempo massimo per questo Natale. Ma allo stesso tempo vi voglio proporre un altro punto di vista, soprattutto se non siete dei collezionisti. Uno dei punti di forza della creatura di Phil Spencer è l'offerta del Game Pass, un abbonamento mensile che garantisce l'accesso a tantissimi titoli Xbox, dalle esclusive più recenti ai vecchi classici del passato. Perché allora non pensare all'acquisto della bistrattatissima Xbox One All Digital? Rinunciando al lettore ottico, vi ritrovereste la macchina perfetta per godere del Game Pass, in preparazione dell'arrivo di Series X. Il tutto spendendo pochissimo. Per il Black Friday era facile trovare la console in dei bundle a poco più di 100€, un prezzo veramente competitivo rispetto alle concorrenti. Se non siete mai stati dei possessori di Xbox, questo potrebbe essere il momento giusto per divertirsi tanto a basso costo. Altrimenti ragazzi, se avete la
volontà ferra e siete in grado di resistere un altro anno, il mio consiglio è quello di risparmiare e pensare di dirottare gli investimenti su degli schermi con tecnologie di ultima generazione, magari in grado di supportare il 4K nativamente e anche l'HDR, per sfruttare appieno la potenza dei nuovi hardware. E ricordatevi che essere degli early adopter, ovvero acquirenti al day one, molto spesso è una fregatura. I modelli base possono presentare difetti appena introdotti nel mercato, qualcuno ha detto Red Ring of Death, senza contare le revisioni che abbasseranno sensibilmente il prezzo ottimizzando le prestazioni. Insomma, acquistare una console all'inizio del suo ciclo vitale è un vero e proprio salto nel buio, soprattutto se si pensa all'imprevedibilità del mercato, che rende impossibile stabilire a priori vinti e vincitori. Ma l'emozione di essere lì, tra i primi a testare con mano queste nuove bestie, beh, è qualcosa di indescrivibile. E seppure sia una mossa avventata, se sarete tra i pazzi che si getteranno a capofitto su PlayStation 5 e Series X, beh, sappiate che vi capisco. Bene ragazzi, che idea vi siete fatti? Cosa avete intenzione di comprare per questo Natale? Vi aspetto nei commenti e intanto mettete like e iscrivetevi al canale per continuare a seguirmi qua su YouTube e aiutarmi a crescere. Io sono il Poro Michele, dal Presepe, ciao!